la seduta del 16 luglio. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno, primo firmatario Roberto Placido, Partito Democratico, di condanna per la violenza verbale del consigliere Davide Bono, Movimento 5 Stelle. L'Assemblea poi ha approvato un ordine del giorno per avere più insegnanti nelle scuole piemontesi e iniziato il dibattito dei documenti di vari gruppi sull'ipotesi di chiusura del punto nascite dell'ospedale di Carmagnola. Al termine dei lavori è stata ricevuta una delegazione di sindacati e dipendenti della TNT Express in stato di crisi. Udienza sul giudizio di parificazione. Ammonta a 3 miliardi di euro il disavanzo reale della Regione Piemonte e quanto emerso mercoledì 17 giugno dal giudizio di parificazione sui bilanci 2012 analizzati dalla Corte dei Conti alla presenza del Presidente del Consiglio Valerio Cattaneo e del Presidente della Giunta Roberto Cota. Il rendiconto è stato approvato nelle sue linee generali. La Corte ha ordinato di rettificare alcune voci che comparivano solo nello stato patrimoniale, come il debito della sanità. L'assessore al bilancio, Pichetto, ha assicurato la totale copertura del disavanzo entro il 2014. Insieme contro la violenza sulle donne. Le rappresentanti di tutti gli organismi di parità uomo-donna presenti in Piemonte, consulte elette, consulta femminile, assessorato e comitato pari opportunità, consigliere di parità e consigliere regionali e provinciali, si sono riunite a Palazzo Lascaris il 16 luglio. L'incontro è servito ad abbozzare il programma della Giornata Nazionale contro la Violenza alle Donne il 24 novembre, per la quale si organizzerà a Torino un evento di interesse nazionale. Tra la carta e il web, le nuove sfide dell'informazione locale. Il Consiglio regionale e la Giunta, con la Federazione Italiana Piccoli Editori di Giornali, FIPEG, organizzano a Torino per venerdì 27 settembre un convegno sul sistema informativo locale. All'incontro sono previsti interventi di editori tradizionali e di testate locali online per discutere di un nuovo modo di fare informazione, anche attraverso il web. 150 anni del CAI al Museo della Montagna. L'esposizione del Club Alpino Italiano per CAI 150 è occasione per ripercorrere le tappe salienti che hanno legato il Club Alpino alle montagne italiane e del mondo. L'esposizione ha un impatto scenografico, pannelli di grande effetto con un teatro per film storici, un'area di osservazione di panorami fotografici attraverso il cannocchiale di un belvedere alpino e una salita virtuale al Monviso con la possibilità di fotografarsi in vetta.